Ciao a tutti e benvenuti a una nuova ricetta qui nella cucina di Machiavelù. Oggi voglio prepararvi dei cardi, ma cardi come? Gratinati, buonissimi e veramente sfiziosissimi. Andiamo a vedere la ricetta e naturalmente gli ingredienti per fare questi cardi in forno. Cardi. Farina, burro, sale, noce moscata, prosciutto cotto, parmigiano reggiano e latte. Iniziamo subito la ricetta preparando il roux. Che cos'è il roux? Il roux è un insieme di due alimenti che sono il burro e la farina. E la parola è francese, però questa è la base per preparare la besciamella, una besciamella ottima e buonissima. Andiamo subito a vedere come prepariamo il roux. Andiamo a far sciogliere il burro con una temperatura non molto alta. Una volta sciolto il burro, si spegne, si butta all'interno tutta la farina e con una frusta si mescola. Questa è la preparazione del roux. Adesso la rimettiamo sul fuoco e la facciamo diventare leggermente più scura. Adesso, quando inizierà a imbrunire, il nostro roux è pronto e con questo possiamo preparare tranquillamente la besciamella. Se non volete fare la besciamella, potete prendere questo roux, metterlo negli stampini e surgelarlo, e al bisogno tirarlo fuori e farlo scaldare e poi partire col procedimento della besciamella. A questo roux noi andremo ad aggiungerci il latte, la noce moscata e un pizzico di sale, e la besciamella è pronta. Quindi andiamo a lavorare. Una volta che ho aggiunto il latte, grattato un po' di noce moscata e aggiunto di sale, la nostra besciamella si sta formando. Guardate un attimo che meraviglia. E come dice il mio amico Max, che saluto, bisogna assaggiare sempre. Intanto assaggio la besciamella. È buona, ma ci metterei ancora una grattatina di noce moscata e ancora un pizzico di sale. Vai. La besciamella è pronta. A proposito, Max, adesso quando si potrà ti aspetto, perché dobbiamo fare una ricetta insieme, mi raccomando. Allora, andiamo a preparare i cardi. Allora, i cardi, io, come avete visto anche nell'altra ricetta dei cardi con la salsiccia, li avevo già sbollentati e preparati, quindi anche stavolta ho fatto la stessa cosa. Adesso abbiamo i cardi, la besciamella, abbiamo il prosciutto cotto e il parmigiano, e andiamo ad assemblare tutto per fare i nostri cardi gratinati al forno.
partiamo con un fondo di besciamella. Qualcuno mi ha scritto, mi ha mandato un messaggino al cellulare, lo leggeremo dopo. Allora, besciamella, uno strato di cardi, un po' di prosciutto cotto. Allora, il prosciutto cotto può essere facoltativo, nel senso che uno lo può mettere, non lo può mettere, non lo vuol mettere, non lo mette. Io lo metto perché è più gustoso, è migliore. Uno strato di besciamella. Siate generosi, mi raccomando. La besciamella potete farlo o con latte intero oppure anche quello senza lattosio, perché si sposa benissimo. Ok? E adesso del parmigiano. Cardi. Anzi, facciamo dall'altra parte che sono più carini. Prosciutto cotto. Allora, un'altra cosa, se non dovesse esserci cardi, lo potete fare con le zucchine, è buonissimo, ci sono tante varietà, con i finocchi, insomma, potete farlo, potete sbizzarrirvi come volete. Benissimo, besciamella. Ok, e per finire mettiamo della forma. Eccoci qua. Allora, adesso potete andare, potete metterli in forno a 180 gradi per 20-30 minuti. E sempre naturalmente in base alla potenza del vostro forno. Ci rivediamo tra pochissimo qui con la ricetta dei cardi gratinati. Abbiamo sfornato i nostri cardi gratinati e adesso prendiamo un piattino e andiamo a porzionare. Allora, direi che la consistenza, spento la luce, direi che la consistenza è perfetta e adesso andiamo ad assaggiarla. Delicatissima, buonissima, veramente molto molto buona. Allora, se vi è piaciuta la ricetta mettete un like, iscrivetevi al canale e io vi aspetto alla prossima ricetta qui nella cucina di Makemenu. Ciao a tutti, ciao.